Come affrontare i mesi più freddi nel migliore dei modi? Io un'idea ce l'avrei, anche quando ho poco tempo mi piace preparare una bella cioccolata in tazza. Ritagliamoci 2 minuti di tempo per preparare una cioccolata nel microonde. Il bello di questa ricetta è che non si devono sporcare troppi utensili perché utilizzeremo solamente una tazza e un frustino. All'interno della tazza mettiamo il cacao amaro, precedentemente setacciato, ve lo consiglio, e poi un cucchiaino che sono circa 5 grammi di amido, che può essere amido di mais, come in questo caso, ma va bene anche amido di riso, oppure se non avete problemi con il glutine, farina bianca 00. Un po' di zucchero, che può essere zucchero di canna, zucchero normale, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, insomma un dolcificante a piacere, a me addirittura piace amara, quindi senza zucchero. E poi del latte, in questo caso vi consiglio latte di riso, ma va bene anche un altro qualsiasi tipo di latte, animale o vegetale. Con il frustino mescoliamo così per stemperare gli ingredienti secchi nel latte. E poi mettiamo il tutto nel microonde, vi consiglio per circa 2 minuti a 800 watt. L'unico accorgimento di questa ricetta è che dobbiamo controllare spesso all'interno del microonde che il latte non fuoriesca dalla tazza, perché dobbiamo sì far raggiungere il bollore per fare in modo che l'amido agisca, quindi riesca ad addensare il liquido, però dobbiamo fare appunto attenzione a non sporcare ovunque. L'unica cosina. In questi 2 minuti mescoleremo per circa 2 volte o 3. Dopo 2 minuti questa è la consistenza che abbiamo raggiunto, vedete? Poi, ovvio, se la gradite più liquida aggiungete un po' più di latte, se la gradite invece ancora più densa aggiungete un po' di amido. Vi faccio vedere meglio la consistenza versandola in un'altra tazza, ma questo solo per farvi vedere come deve essere la consistenza finale, la densità, vedete? Che così riuscite anche ad avere un'idea migliore. Vediamo se riescono a non sporcare dappertutto, perché sono una pasticciona in cucina anche se non sembra. Comunque possiamo abbinare la nostra cioccolata a 2 biscottini che ho appena fatto per l'occasione. Buon dessert a tutti e buona dolce pausa!